Buondì ragazzuoli, eccoci di nuovo qui, domenica, siamo a fine luglio. Allora, vediamo un attimino la nostra consueta analisi, vediamo un po' intanto che cosa è successo venerdì, che come sapete io non ho potuto fare la sessione, c'è stata una bella formazione di supporto qui, e qualcuno sicuramente, anzi mi ricordo che qualcuno ha preso degli acquisti molto buoni qui, e poi questo fake out qui, rottura minimi, subito mezz'ora prima dell'apertura, era veramente un ottimo, ottimo trade, siamo venuti giù parecchi, più di 30 pips, quindi complimenti a chi di voi venerdì tradando ha preso uno di questi due movimenti, gli acquisti dopo qua o le vendite successive. Invece durante New York sembra ci sia stato un po' più rumore, no? M30 ad H1 invece semplicemente formazione di resistenza, poi siamo morti qua. Allora, dunque, andiamo a cancellare tutto come al solito e vediamo un attimino la candela mensile, anche perché stiamo praticamente arrivando a concluderla, no? Quindi questa settimana si concluderà la candela mensile. Se vi ricordate l'analisi della settimana scorsa, dove eravamo più in basso, abbiamo chiamato questo movimento bullish, ok? Per andare verso il weak fill, ne abbiamo fatto parecchio di questo movimento. Abbiamo mosso tanti punti, più di 170 punti, e non è affatto male. Intanto andiamo a metterci qualche livellino qui, di quelli mensili, sempre il nostro supporto mensile che ci fa da riferimento. Poi, come sapete, scendiamo di time frame e andiamo appunto a vedere un po' più nel dettaglio. Direi di mettere anche il massimo che abbiamo toccato questa settimana, pure lassù il completamento del weak fill, magari pure questo livello qui, sì, direi proprio di sì. E appunto anche questo weak fill lassù, e poi da dove siamo partiti questo mese, ok? Adesso scendiamo, andiamo subito su weekly, facciamo un'analisi abbastanza veloce, non è complicata, è sempre sull'onda di quella appunto della settimana scorsa. E finalmente, tra virgolette, siamo riusciti a stare al di sopra di 135, ok? Bel supporto, bel livello, quindi quel 900 spostiamocelo a 135, tanto siamo sempre qui, sopra appunto alla zona sia settimanale che mensile, vedete, e abbiamo appunto qui da spostarci il massimo fatto la settimana scorsa, ok? E poi c'è questo livello che arriva dal mensile e quest'ultimo che è il completamento del weak fill sostanzialmente. Potremmo anche metterci il livello a 139, diciamo che va benissimo anche lì. Ok, quindi vediamo che stiamo intraprendendo il nostro movimentino bullish, ok? Il nostro massimo qui, il nostro nuovo minimo, adesso stiamo andando a ritestare quel massimo, come appunto dicevamo settimana scorsa, sono 400 punti all'incirca, quindi direi che lo spazio per prendere buone operazioni non manca affatto, non manca affatto. Ok, dal punto di vista settimanale non credo di dover aggiungere altro, se ovviamente tornassimo al di sotto di 135 potremmo valutare degli short tranquillamente, allora rimettere magari un supportino qui, ok, che mi sa che è giusto avere, ma poi la zona qua giù per il supporto, quello più grande, diciamo così. Scendiamo ancora, andiamo nella daily, vediamo che appunto abbiamo fatto l'anno scorso questo movimento bullish, siamo partiti qua, poi venerdì siamo andati a toccare molto molto in basso, poi abbiamo pullbackato, ma comunque il movimento della settimana complessivamente è stato bullish di 130 punti, quindi l'analisi della settimana scorsa è stata perfetta, perfetta. Allora qui scendiamo, ok, vedete, lo mettiamo qui magari questo livello, dove abbiamo la rejection delle candele daily, ok, quindi l'ultimo massimo che abbiamo registrato, poi magari appunto scendendo lo variamo ancora, però per il momento mi sa che va bene lì, e abbiamo un livellino anche un po' più in alto qui, che ce l'avevamo segnato anche la settimana scorsa, e molto bene, lo abbiamo ritestato una volta mercoledì, come vedete, e poi abbiamo proseguito bullish, la candela ha flippato bullish, per poi ritornare sui suoi passi giovedì e venerdì. Ok, molto molto bene. I livelli rimangono questi qui, penso proprio di sì, acquisti li vedrei bene al di sotto di 135 320, 135 200, ma all'incirca sì, direi che 200 può essere un livello che ci tornerà utile, vediamo adesso scendendo da H4 magari se modificarlo, se può andare bene lui. Intanto mettiamoci anche bene questi signorini qua, almeno siamo a posto su tutto, sapete che a me piace punto 200, quindi facciamo che metterci a punto 200, e quindi mettiamo anche un bel rettangolino, scopo puramente estetico, però ce lo mettiamo, andiamo ad H4, quindi come dicevamo vediamo che abbiamo avuto questo pullback
come dicevamo prima, in chiusura della settimana, proprio nelle ultime 4 ore della candela. E, ok, siamo arrivati qua giù e poi abbiamo formato una sorta di supporto, possiamo chiamarlo così, sì, rejection del supporto. Abbiamo avuto tutta questa struttura che abbiamo visto molto bene, che abbiamo rotto, e poi abbiamo fatto appunto un movimento bullish, l'avrò ripetuto 10 volte, però appunto che abbiamo iniziato la scorsa settimana. Siamo andati bullish dove abbiamo rotto la struttura, abbiamo ritestato, siamo tornati bullish, e poi qui gli ultimi 2 giorni, giovedì e venerdì, abbiamo fatto un movimento abbastanza bearish per poi dare questo pullback in chiusura. Zoomiamo un attimo sulla zona d'H4, perché vabbè, ovviamente non c'è molto da spiegare a time frame più alto, perché la situazione è molto chiara ed è rimasta la stessa della settimana scorsa. Allora, io ripeto, vedrei molto bene delle vendite. Allora, prendiamo la nostra bella pennina. Ok, vedrei molto bene delle vendite al di sotto di questa zona qui, ok, per magari ritestare questa zona. Abbiamo 134.500 con un ottimo prezzo, e qui sono, se non sbaglio, 70 punti di range, qualcosa del genere. Sì, 80, 70, 80 punti di range, possono essere tranquillamente presi dalla rottura di 135.200. Movimento bearish, traffico libero qui sulla sinistra. Allora, vedete, mannaggia, ok. Traffico libero in questa zona qui sulla sinistra. È il nostro bel supporto qui, ok? Potremmo fare un bel movimento, magari ritestando la zona. E poi andando bearish fino verso 134.500, ok? Per quanto riguarda invece un movimento, potrebbe essere bullish. Allora, abbiamo un po' di zona. Magari prendiamo, perfetto, questo rettangolo qui. Abbiamo un po' di zona ad H4 qui, ok? Vediamo dove... abbiamo rigettato parecchie volte, parecchie candele, ok? Qui abbiamo fatto un fake out chiudendo sotto e poi di nuovo al di sopra, retest, prosecuzione bullish, formazione di resistenza, andiamo bene, abbiamo 5 candele che rigettano tutta la stessa zona e poi abbiamo intrapreso questo movimento bearish per poi rigettare e tornare a ritestare questa zona che abbiamo toccato parecchie volte. Quindi, a rigor di logica, dovremmo aspettare delle chiusure al di sopra, mettiamoci magari un livello preciso, ma credo che 135.700, anzi 135.800 potrebbe essere un ottimo livello. Comunque, appunto, siccome abbiamo questa rejection, ho degli acquisti, adesso c'è un po' di casino, quindi è meglio che cancello qualcosina, perfetto. Ho degli acquisti da questa zona in basso, vedete, di retest, ok, in questa zona per proseguire bullish, o se no proprio al di sopra di questa zona qui, quindi al di sopra di questa e non da qua giù, ok? Abbiamo abbastanza traffico libero, abbiamo 136 che è una zona in concomitanza di questo lieve consolidamento, quindi potrebbe dare dei problemi, e poi ovviamente abbiamo questo bellissimo range pulitissimo, adesso non vediamo la parte sinistra, ma è molto pulito, nei time frame daily, eccetera, che sono tanti tanti pips come quello laggiù, quindi penso siano 70 pips, 80 anche qui credo, vediamo un attimino. Sì, 70-80 pips, molto molto bene. Allora, scenderei ancora adesso l'H1 e l'M30 per vedere appunto le cose che possono succedere subito inizio settimana, quindi in Asian questa notte, in Londra domani mattina, così andiamo a metterci qualche livellino utile per chi di voi trada se Asian e per noi domani mattina. Eccoci qui. Allora, molto bene, molto bene. Abbiamo la nostra H1, vediamo che comunque il movimento che abbiamo fatto non è stato bellissimo, abbiamo avuto questo consolidamento, però non è neanche così male, abbiamo questa zona a traffico libero, più che altro sfasa un po' questa candela H1, perché vedete che sì, stiamo formando supporto e questo va benissimo, però appunto chiuso bullish, raggiunto il livello, diciamo che era un trade prendibile, se questa avesse chiuso così senza questa candela qui avremmo potuto tranquillamente dire ah, ottimi acquisti da qui, formazione di supporto, traffico libero, ok, fin qua. E invece no, l'ultima ora da infame ha fatto un movimento bullish, è andato lassù e ha pullbackato un pelino, quindi sostanzialmente io mi guarderei bene da quello che succederà durante la sessione asiatica, in modo che il mercato si assesti un pelino, così ci dia, ci potrà dare qualche indicazione in più, magari facciamo un movimento bullish, poi torniamo al di sotto di questa zona che ho detto prima, 800, ma anche 900 in realtà, sapete che qui delle 2, questo invece delle 4 del mattino, ma sì, credo che vabbè 839, non lo mettiamo preciso perché va bene qui dove facciamo 850, che sono un po' così, mi piacciono i numeri così, quindi 850 credo possa andare bene. Poi abbiamo il nostro nuovo range qui, potrebbe dar vita a qualche operazione da 10 pips, ok, di quelle che
proprio si punta, ok, 10 pips magari al di sopra di questa zona per andare fino qui e poi eventualmente proseguire, però appunto la zona, questa week secondo me può essere un buon target in caso di movimento bullish e chiusura al di sopra di 135-850 per arrivare fino lì e appunto prendere un'ottima operazione in questa zona e poi vabbè con un po' di fortuna eventualmente anche continuare, se no appunto mi piacerebbe formazione di resistenza qui per poter ritornare giù e ritestare i livelli che abbiamo visto giovedì e venerdì, quindi questi livelli 135 più in basso, ok? Abbiamo un po' di consolidamento qui, però se appunto abbiamo la formazione di resistenza c'è già tantissimo spazio per prendere ottime vendite da 135-850. Il nostro livellino è abbastanza importante, rimane un po' quello lì, no? Quindi vedremo se durante Asian lo approcciamo, se poi lo rigettiamo, se riusciamo a stare al di sopra e intraprendere un movimento bullish che potrebbe continuare anche durante Londra. Credo di aver finito, non scendo più in basso dell'H1 perché appunto il bias, le idee sono assolutamente le stesse, i livelli pure. E semplicemente ci dà qualche informazione in più, ma che per il momento non è utile. Comunque vedete bene i livelli quali sono, regolatevi, mi raccomando, fate attenzione, state attenti, se no ci vediamo tranquillamente in Londra domani mattina. E ultimamente siamo molto pochi, però vabbè, assolutamente piena estate, quindi più che capibile, ragazzuoli. Vi auguro una buona serata e ci vediamo domani. Grazie a tutti, ciao ciao.